Buongiorno, sono Davide Conca, benvenuto a tutti sul mio canale YouTube. Oggi vi voglio parlare, vi voglio presentare un filamento che ho da poco preso, è un PLA della Jantarn, comunque prodotto del JETEC. In questo caso è una matassa bianca, di colore bianco, PLA bianco. E allora ci arriva in uno scatolo, come voi ben vedete, pressoché anonimo, quindi non c'è scritto da nessuna parte la marca, se non su una targhetta riportata qui, dove viene riportato anche, oltre alla marca, anche il tipo di filamento, ma non vengono riportate le temperature di estrusione. Aprendo il nostro scatolo, la matassa si presenta in questa maniera, quindi è all'interno di un sacchettino sottovuoto e con la famosissima targhettina, come potete vedere qui, e come al solito non ci riportate neanche qui la temperatura di estrusione. E allora apriamo la nostra matassina. Davanti a voi, e il filamento sembra un bel bianco e come ben potete vedere è avvolto molto ma molto bene, quindi ciò dovrebbe si dovrebbe dedurre che non ci dovrebbero essere nodi sulla matassa. Prendiamo un calibro un attimino e incominciamo a vedere la sezione del filo. Scusate un attimo, ragazzi, che ho dimenticato di prendere il calibro. Eccolo qui. Apriamo la nostra matassa e andiamo a misurare come potete ben vedere, sembra che la misura sia perfetta. 1,75. Sbobbiniamo un pochettino. Facciamo altre misure. Si è sballato. 1,75 nuovamente. Apriamo qualche altro metro. Uno e 76. Quindi le conclusioni momentanee: il colore sembra un bel bianco intenso, le misure del filamento sono pressoché costanti, quindi andiamo da 1,75, la terza misura mi ha dato 1,76. Sembra bene avvolto, tranne io che l'ho sbobinato un pochettino. Altra prova da fare, montiamolo sulla nostra stampante e incominciamo a fare le prime calibrazioni e le prime stampe. A dopo, ragazzi.
E allora ragazzi, le conclusioni finali. Io ho la matassa di Jantarm PLA bianco ancora in stampa, ho fatto varie prove, quindi ho fatto la regolazione del flow, ho fatto una tower temp che è venuta a dir poco perfetta, anche se io comunque ho scelto come temperatura di estrusione 200 gradi, poi ho fatto la classica lucertolina che per me è un portafortuna, che strastampo sempre, ogni volta che provo un filamento faccio la lucertolina. E poi sto usando questo filamento sto realizzando una mano robotizzata. E questa qua è una parte. Come non so se si vede bene, ma la finitura è perfetta, è fantastica, un filamento fantastico. Non è un bianco molto chiuso, quindi lo andrei a paragonare a un bianco della Erewhon come tipo di trasparenza. Quindi non, ottimo per fare litofanie, per chi cerca un ottimo prodotto per fare litofanie, questo qua vabbè, perfetto. Come conclusioni finali, e allora, la matassa porta benissimo. Quindi non abbiamo problemi di groviglie durante appunto il trascinamento del filo. Il filo è come sezione molto regolare, abbiamo un 1,75 con 0,01 di tolleranza, quindi molte volte a 1,74, altre volte a 1,76, ma comunque accettabilissimo, perfetto e comunque come dichiarato dal costruttore. Il bianco vi ho detto che è un bel bianco, matassa porta molto bene. Il peso, la matassa pesa 1 kg 240 grammi, quindi da ciò si deduce che levando appunto la bobina il filamento è realmente 1 kg, compriamo 1 kg di filamento. Sono molto soddisfatto di questo filamento e nella prossima recensione vi mostrerò il copper. Ragazzi, io vi saluto, se vi è piaciuto il mio video mettete un like e in basso nei commenti vi lascerò uno sconto del 40% per comprare i filamenti Jantarm. In questo caso lo sconto vale per il bianco e per il nero. Ragazzi, vi saluto, buona giornata a tutti.